Riparte Sassari Estate con 150 iniziative in programma da fine giugno a metà settembre. Presentare il cartellone questa mattina in Largo Infermeria San Pietro l'assessore alla cultura, Rosana Arro. Abbiamo riproposto Sassari Estate, ma mettendo in campo maggiori risorse ed abbiamo avuto, voglio dirlo, una risposta dalle diverse associazioni estremamente ricca, non limitata al pur ricco e professionale ambito cittadino, ma con contributi anche esterni. Un'edizione con musica, cinema e teatro distribuita tra gli spazi del Polo Tecnico De Villa, l'ex Scuola Media numero 2 e Piazza Monica Moretti, insieme più marginalmente al Parco di Via Venezia. Proprio l'assessore sottolinea il legame tra arie scelte e i temi delle performance, oltre a rimarcare che il cartellone si rivolge anche ai turisti, magari provenienti dai vicini luoghi di villeggiatura. Al rientro in città, la città c'è, è viva, offre tanto sia con le sue, diciamo, con la sua enogastronomico, ma possiamo dirlo questa volta anche con le sue offerte culturali, con i suoi, diciamo, spettacoli, anche genuini, in modo per conoscere anche, per esempio, la nostra commedia sassarese. Diverse le novità di questa edizione, come ad esempio la presenza di tre coordinatori di piazza in funzione di supporto ai promotori delle iniziative, 150.000 euro i fondi stanziati per Sassari Estate, col contributo decisivo della Fondazione di Sardegna, oggi rappresentata dal suo vicepresidente, che annuncia futuri e maggiori investimenti nel campo culturale. La Fondazione crede che anche questo settore, ci crede molto, che è un settore molto importante. E quindi nei prossimi bandi ci saranno delle cifre abbastanza importanti.